I ricciarelli sono un tipico dolce natalizio della città di Siena, a base di mandorle, quindi anche gluten free. È molto famoso in quanto veramente delizioso e oggi si trova in tutti i periodi dell'anno. La ricetta l'ho copiata pari pari da Patrizia, del blog Andante con Gusto, e vi lascio nell'info box il link al suo blog. Come sempre vi aspetto su Instagram, dove ci possiamo sentire tutti i sacrosanti giorni, e trovate la ricetta sul mio blog www.meromalesongolosa.com. Se vi piace lasciatemi un like, fatemi sapere se avete mai assaggiato i ricciarelli e iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto. Come prima cosa frullo le mandorle, mi raccomando che siano di ottima qualità, nel frullatore. Non serve fare una farina troppo fine, ma neanche troppo grossa, insomma una giusta via di mezzo, come questa. Sulla spianatoia rovescio la farina di mandorle, lo zucchero. Al centro faccio un piccolo buco e metto l'albume appena sbattuto. Dopodiché grattugio la scorza di limone e la scorza di arancia. Aggiungo la vaniglia e comincio a mescolare bene fino a formare un impasto compatto. Rimarrà appiccicoso, non vi preoccupate, è normalissimo. Ripongo l'impasto in frigorifero anche per 2 giorni, ma almeno un giorno lasciatelo, così che gli aromi potranno ben infondersi in tutto l'impasto. Spolverizzo la spianatoia di zucchero a velo e comincio a formare i ricciarelli, prima partendo da un salsicciotto, spesso circa 4 cm. Poi lo taglio e lo appiattisco col palmo della mano. Ricavo una forma a losanga di circa 6 cm. Che poi arrotondo leggermente con le mani. Tuffo i ricciarelli in una ciotola colma di zucchero a velo e li rigiro all'interno fino a formare uno strato di circa 2 mm sulla superficie. Dispongo i ricciarelli su una teglia foderata di carta forno e li inforno a 180 gradi per circa 8 minuti. Fate molta attenzione alla cottura, i ricciarelli devono rimanere chiari, non devono dorare, quindi occhi puntati sul forno. Saranno pronti quando sulla superficie o sui bordi si saranno formate delle piccole crepe. Ed ecco i ricciarelli, sono morbidissimi, hanno un aroma meraviglioso di mandorle ma anche di agrumi e si conservano chiusi in scatole di latta per lungo tempo, ma attenzione a non fargli prendere aria perché potrebbero seccare. Spero che l'idea vi sia piaciuta, lasciatemi un like se così fosse e non dimenticate di iscrivervi al canale se ancora non lo avete fatto. Un bacione e alla prossima!